Allora, sarà magari che comunque la sinistra ha, avrà pressato, perché comunque la maggioranza dell'Unione Europea è sinistra, eh? ok? centro-sinistra. Quindi sarà magari che l'Ischlein con tutta la sinistra hanno pressato l'Unione Europea, secondo Giorgia Meloni, di farla fuori, di escluderla, di non, darle, cioè, di non darle peso. Ma il problema è un altro, ragazzi. Cioè, la, la Meloni ha organizzato l'Italia, quest'anno toccava comunque l'Italia, quest'anno, eh, fare il G7, no? Dopo il G7, dopo il G7 è successo l'ira di Dio. Ma è successa l'ira di Dio. Quindi c'è chi dice anche colpa di Giorgia Meloni: non è colpa di Giorgia Meloni, sempre contro Italia, sempre contro Italia, sempre contro Italia. Io non lo so, ragazzi. Però sta di fatto che si è alleata con i socialisti. E con tutto il rispetto per i socialisti, per far fuori appunto non solo Giorgia Loni, ma le destre d'Europa, è abbastanza grave. A bestia. A ognuno di noi, in alto insieme per i 100.000 iscritti, è sotto a bestia, attivata la campanella per ogni aggiornamento. Grazie di cuore a ognuno di voi. Uh, Gesù! Insomma, la von der Leyen, praticamente, dicono dall'Unione Europea, dal Parlamento Europeo, l'ha esclusa per una cosa che è stata sottovalutata e io ringrazio una persona che è su youtube che è un canale youtube molto molto che ha detto la cosa secondo me giusta si è spaventata von der Leyen come questa parte Europa i social si sono spaventati vogliono provare a bloccare il flusso delle destre che si sta innalzando in tutta Europa sempre di più eh, sempre di più avrebbe scusa per quelle quelle immagini che ha riportato fanpage di un gruppo di persone in più situazioni che hanno fatto gesta col braccio teso ricordando quello lì e anche quell'altro lì quello italiano e quello austriaco che voleva dominare che volevano dominare il mondo insieme quindi per questo principalmente per questo ha escluso l'italia ha escluso giorgia meloni principalmente per paura e questo è il problema farsi infinocchiare da gope... allora ragazzi non è da assolutamente né condannare ma nemmeno allo stesso tempo da, da lasciare lì in disparte va là, la realtà ci sono le immagini è grave è grave però c'è la paura che da una piccola parte che alla fine per il momento è veramente un piccolissimo gruppo possano essere sempre di più e sapete cosa vi dico io? Io parlo per casa mia. Eh. Qualcuno di quell'estremismo lì sta venendo fuori, e sta venendo fuori pure con orgoglio. Io riguardo veramente con una tenerezza impressionante, soprattutto una grande ignoranza. Secondo voi è davvero così?